Volevo ringraziare e salutare chi ha voluto che io fossi qui prima di tutto, grazie all'Università La Sorbonne di Parigi e all'illustrissimo presidente Philippe Boutry, al Centro Internazionale della Sicurezza dello Sport per l'invito che mi è stato rivolto, per la possibilità di contribuire attivamente a questo simposium internazionale sull'integrità dello sport, organizzato con il sostegno dell'UNESCO. Ringrazio anche il segretario generale del Comitato Olimpico del Qatar, Sheikh Saud bin Abdulrahman Al Thani, che ha introdotto l'argomento poco fa, e grazie al presidente dell'ICSS, Mohamed Danzab, per le gentili parole con cui ha annunciato la mia presenza. Da 20 anni esatti faccio calciatore professionista. E vi chiederete come mai oggi sono qui. Volevo rassicurarvi, me lo sto chiedendo anch'io per certi aspetti, ma so benissimo che lo sport e la cultura possono insieme stabilire grandi contatti e cambiare molte cose. Provo con orgoglio di esprimere quello che è il mio ruolo in questo progetto. La motivazione reale della mia presenza si chiama appunto Save the Dream, un progetto che si propone di preservare un sogno che si chiama Sport. Questo programma di sensibilizzazione a livello mondiale ha l'obiettivo di contribuire alla diffusione dei valori che proteggono l'integrità dello sport, affinché non deluda chi crede nella sua purezza. Capirete dunque perché essere qui a farmi promotore di questa iniziativa sia per me motivo di grande orgoglio e di grande onore per chi, come me, ha dedicato la sua vita allo sport. Abbiamo la fortuna di essere presi da esempio da molte persone, soprattutto dai più piccoli, dai bambini. E questa è una responsabilità grande quanto la nostra fortuna. Circoscrivendo l'argomento del calcio, qualche anno fa il presidente dell'UEFA, Michel Platini, definì la manipolazione dei risultati sportivi il pericolo più grande per il futuro del nostro sport. E purtroppo i fatti gli stanno dando ragione. Così si sta indebolendo lo sport a livello mondiale. Apprendo con molto interesse da questa conferenza che la comunità internazionale si sta organizzando per combattere il fenomeno e che forse si potrà addirittura lavorare ad una convenzione internazionale. Per chi come me vive il suo lavoro in maniera totale, come una passione travolgente, è triste pensare che la situazione sia diventata così grave da ricevere un'attenzione che solitamente viene riservata alle forme più gravi di criminalità organizzata internazionale. Mentre tutte queste misure vengono messe in atto, è necessario pensare a come proteggere l'innocenza di chi ci guarda, a come proteggere la fede nello sport, a come insegnare i valori dello sport. In questo senso vorrei portare tutta la mia esperienza di atleta e sottolineare che la voglia di vincere con tutte le proprie forze, con la volontà più ferrea, non è in contraddizione con i valori dello sport e che questo progetto si propone di promuovere. L'agonismo è una risorsa dello sport e sono uno strumento educativo, e anche e soprattutto per chi non lo pratica a livello professionistico. Spirito di sacrificio, forza di volontà, capacità di fare gruppo, voglia di superare l'avversario, il darsi degli obiettivi sempre più ambiziosi, la voglia di vincere ancora fin da un minuto dopo aver festeggiato una vittoria, la capacità di accettare la sconfitta come stimolo per superarsi. Tutto questo io l'ho imparato dal calcio, dalla mia attività, e vorrei che lo imparassero i miei figli e tutti i bambini che praticano questo sport. Chi bara tradisce lo sport e quelli che verranno dopo di lui. Per questa ragione ho deciso di aderire e contribuire alla creazione di Save the Dream, un programma di comunicazione e sensibilizzazione a livello mondiale per impedire che frodi sportive intacchino anche la fiducia dei giovani nei confronti dello sport, per impedire che questo meraviglioso strumento di crescita sociale ed individuale possa uscirne danneggiato. Io credo nello sport, credo alla legge del campo,
Credo nelle emozioni che solo lo sport sa dare. E fatemi in questo senso esprimere ancora una volta la mia ammirazione e la mia partecipazione alle imprese degli straordinari atleti che hanno dato vita fino all'altro ieri alla Paralimpiade. Il perfetto riassunto dei valori di cui abbiamo parlato fino adesso. Sporcare lo sport significa compromettere seriamente il futuro non solo dello sport, ma in generale delle generazioni future. È con orgoglio quindi che indosso la fascia di capitano di Save the Dream. La nostra squadra sarà composta da grandi atleti provenienti da tutto il mondo e di diverse discipline sportive. Lavoreremo insieme per dare il nostro contributo e sicuramente lavoreremo per vincere. Giocheremo per vincere, come ho sempre fatto nella mia carriera e come continuerò a fare. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di lavoro.